Allora, perché si fosse persa la prima puntata che ho fatto qua su Minecraft, quando l'ho fatta in live, avevo semplicemente cercato un posticino carino dove fare una casa. Guardate che bella casa. Cioè, Ikea, spostati via, perché non vale niente. Il primo episodio abbiamo semplicemente cercato un posticino carino dove andare. E poi avevamo scelto questo posto insieme anche alla chat perché era carino, cioè abbastanza grande. Peraltro l'altra volta, quando abbiamo scavato, perché tipo volevo staccare la stream perché avevo streamato da troppe ore, e ho detto vabbè ragazzi, adesso vado a scavare per fare un po' di pietra, per completare il pavimento della casa. E poi alla fine qua sotto abbiamo trovato un dungeon della Madonna che devo ancora esplorare, perché non l'ho ancora esplorato. Quindi andiamo là. Allora, abbiamo fatto piccone, spada, pala e quanto ferro c'ho? C'ho 6 di ferro. Io sono poveraccio. Ti faccio giusto. Con 6 di ferro cosa posso fare? L'elmo? Sì, però l'elmo in teoria non mi serve. Vado di gambali. No, non servono niente neanche questi. Vabbè, non mi serve niente, ragazzi. A noi non ci serve nulla, quindi andiamo. Olè. Che dite, la esploriamo, ragazzi? Ce la esploriamo? Io non ho visto nulla della miniera. È completamente nuova. Fresca fresca. Non ho fatto assolutamente niente. Ma proprio nulla. Vediamo che c'è qua. Ok. Qua c'è il continuo. Perfect. Questo lo leviamo. Mettiamo una torcia. Ok. Oh madonnina. Ah, ma escono da qua questi cosi. Ok, perfetto. Guardi lo spawner. Non voglio romperlo. Ci metto le torce attorno. Così almeno me lo conserva. Magari potrebbe servirmi per fare tipo la farm di esperienza o roba del genere. Ma ce la faccio ad ammazzarlo? Sta cosa mi one tappa? No, mi one tappa. Non ho armatura. Vi ricordo, ragazzi, che sono in hardcore. Quindi se muoio, rosico. Anche perché c'è una challenge in atto. Domani è stato un bel piacere. E vabbè, porca o vada, non è sfatto di quella bella signora. Ragazzi, ragazzi, alto effetto la live oggi, eh. Non solo Fortnite, ragazzi, eh. Ma è questo il bello, ragazzi, rischiare di morire in miniera senza armatura. È proprio quella la cosa bella. Io riesco a fare qualsiasi cosa in questo mondo. Ma ci sono altri spawn. Allora. Dai, raga, ma quanti sono? È pieno. Il padrone sfatto di quella bella signorella. Sono troppi, ragazzi. Sono davvero troppi. Dai, basta con questi ragni. Manca l'ultima torcia che devo mettere, o forse due. Ma non è sfatto. Whee! Ok. Finiamolo che non mi serve. Ok. Spawner chiuso, ragazzi. GG. Prendo tutto ciò che mi serve, poi vado in base. Poi niente, mi faccio l'armatura. Dove c'è un altro spawner, ragazzi? Perché è impossibile. Troppi rumori. Salve. Oh, è Rutlov. Di ferro, siamo un po' di ferro. Allora, facciamo una bella cosa adesso, ragazzi. Qua è chiuso? Più o meno. Ok, facciamo una cosa adesso. Ci mettiamo un attimino qua, con calma. In questo angolino. Allarghiamo un pochettino. Facciamo una bella fornace.
mettiamo il ferro e aspettiamo. Allora ci facciamo una bella corazzina. Ok. Ora ci facciamo i gambali. Sì, almeno. Salve. Testimoni di Geova. A domani. E poi? Dove spugano? Scusatemi. No, questi no. Ti prego, per favore. Ok, ciao. Facciamo i gambali. Sette di ferro. Ok. Ora arrivo a 4 di ferro e riesco a farmi l'elmetto. Ah, no, non posso fare l'elmetto. Devo fare i gambalini. Ok. Perfetto. Allora, intanto voglio andare a vedere qua. Perché sinceramente questo posto mi triggera tantissimo. Ok. Problema risolto. Qui sento tantissima roba. Sì, vabbè. Poi... Ma madonna, ragazzi, è enorme. Cioè, questo qua non riuscirò mai a esplorarlo in poco tempo. Il che è una cosa positiva. Poi prendiamo l'acqua che non ci interessa, dà solo fastidio. Qua c'è del gold. Io non ho capito mai il gold a cosa effettivamente serva su Minecraft. Cioè, per la golden apple, ma... Poi? Allora io direi, facciamoci tutto questo piano e poi scendiamo giù, ragazzi. Ok, c'è un altro spawner di ragni. Blocchiamolo subito. Ok. Ok. Prendiamo il ferro. C'è... Non so come si chiamano questi cosi. Un altro spawner ancora. Ma questi sono proprio dei ragni. Qua ci farmo... Questo è comodissimo, ragazzi, questo spawner, eh. Finito le torce. Facciamo un po' di torcetta. Questo è quello dei ragni normali, quindi è tanta roba. Che cosa fa l'enchanted golden apple? Non ho idea di cosa faccia. Mela incantata e mela normale. Questo lo prendiamo. Questo lo prendiamo per i cagnolini. Questo lo prendiamo per i cavalli. Che cos'è questa cosa, ragazzi? La mela incantata, che cosa fa? Non l'ho mai vista. Cos'è sto rumore? Ragazzi, cos'era sto rumore? Ma è un villager questo! Questo dovrei portarlo fuori casa, scusatemi. Ma non riuscirò mai. Appena ti allontani sparisce. Ah, non lo sapevo. Ti prego! Qui sento roba. Questo. Non capisco se è sopra. Che cavolo. Ehi! Scusa. Ok. Pareva boh, non lo so. Prendere più ferro possibile. Prendere tanto carbone. I diamanti, ci andiamo. Mi dissocio. Sì. Poi. Altri. Scoppia. Ok.
Se... Vabbè, ragazzi, ma cosa sto trovando? Ma basta! Troppa roba! Ma che è sta robetta? Oh! Un padrone sfatto di quella bala, signor! Un po' di oro. Ah, ragazzi, vi devo dire una cosa molto importante. E ho bisogno che tutti quanti mi ascoltiate. Io non mi ricordo come tornare a casa, eh. Te lo dico, eh. Allora, voglio cercare i diamanti. Quindi, vediamo sta lava che mi dà fastidio. Che c'è qua? Se c'è la lava vuol dire che c'è qualcosa. Sono andato i diamanti prima di uscire da sta zona, rosico. Anche uno ne voglio. Qua c'è dell'acqua, vediamo. Ok. One eternity later. Perché non lo siamo qua? Che mica ci sono venuta, no? No, perché aveva messo le torce. Diamanti! Woohoo! Si vola, cavolo! Woohoo! Abbiamo fatto la cima. Solo due erano, però va bene. Che altezza è? 10. Ah, voglio trovare altri diamanti. Voglio trovare proprio diamanti scavando. Non trovarli proprio così già esposti. Troppo ezzo, non mi piace, affetto. E vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Sono troppo forte, basta. Basta. Ah, diamanti con tutta sicurezza, ragazzi. Easy. Devo ricordarmi da dove sono venuta. E questo mi sa che sarà un grosso problema. Oh, ma non è sfatto quella palla, signore. Ragazzi, non mi servono le coordinate. Io faccio tutto quanto con la logica e la mia intelligenza di ricordo. Che io riesco a ricordarmi tutto, ok? Grazie. Più altro, ragazzi, è andata veramente molto giù, eh. Cioè, alla fine da un dungeon, diciamo, virgolette, semplice è uscito fuori una roba allucinante. Vabbè, comunque di qua la strada, perché abbiamo trovato la terra quella verde. Qua c'era lo zombie villager. Qui abbiamo chiuso lo spawner. E noi venivamo da qua. Quindi in teoria dobbiamo proseguire per così. Qui c'è l'altro spawner. Poi... sotto non sono andata, me lo ricordo. Vediamo la lava di qua che non ci interessa. Un altro spawner, ragazzi. Abbiamo dato tantissimi. Abbiamo trovato tipo 5 spawner, ragazzi, in sta puntata. L'ultimo pezzo di pane. L'abbiamo trovata! Wee-hee! Vado, ragazzi. Ho un senso dell'orientamento che fa veramente paura. Cioè, sono troppo forte. Allora, io direi che possiamo mettere a cuocere. Ma non ho ferro? Sì, ce l'ho il ferro. Mettiamo questo nella fornace. Mettiamo questo nella fornace. Ok. Dai, ragazzi, siamo tornati alla miniera sani. Belli sani, belli vivi. Con un bel po' di roba. Ora devo fare un bel po' di cose. Ma poi ci mettiamo le cose, diciamo, più tra virgolette importanti. Quindi mettiamo la pietra rossa, i diamantini, i lapislazzuli, questa pietra qua, il name tag lo mettiamo pure qua, golden apple la mettiamo qui, l'enchanted apple la mettiamo pure qua, perfetto. Vabbè, ragazzi, direi che possiamo terminare qua tutto. Possiamo terminare l'episodio. Alla fine oggi l'obiettivo era quello di andare in miniera, abbiamo scoperto una miniera tipo insana ed è pure figo. La prossima volta vorrei upgradare la casa, perché davvero è troppo piccola. Mi triggera. È troppo piccola. Voglio farla tipo di 40.000 piani. E vi faccio vedere, ragazzi, che in realtà io sono un architetto nato. Farò la casa più bella del secolo. Prossima cosa dopo la casa è quella di fare la farm. Ho pochissimo cibo, solamente un po' di carne, ma non mi basterà. Quindi devo per forza fare una farm tipo sottoterra o di grano. Mo vediamo un attimino cosa fare. Quindi ripotti.